Galter ad Arneo presenta Oltre la crisi economica, riflessioni e prospettive future di sviluppo. Venerdì 14 dicembre, Banca di Credito Cooperativo di Leverano. Dalle 16.30 in diretta su Salento Web TV. Enrico, una delle voci più interessanti del Mediterraneo e dell'Italia tutta qui al crocevia tra due luoghi che in qualche modo hanno a che fare con il suo spirito, la scuola elementare di Amicis che sta a simboleggiare una scuola cui lui ha dato tanto e che insomma ancora lo vede coinvolto, e poi il monastero delle Benedettine alle nostre spalle, un luogo di clausura che ha anche a che fare col piacere di leggere e scrivere. Sì, in realtà la scuola mi ha dato tantissimo, più che quello che io ho dato alla scuola, è la scuola che ha dato a me. Io non riesco a immaginare le mattine senza stare in una scuola, anche se a volte ovviamente ti affatica. Poi siamo qui con questa luce straordinaria che credo sia unica al mondo, anche per il fatto che oggi insolitamente ci sono delle nuvole che un po' attraversano la luce. È vero, c'è una luce molto particolare, è la classica luce che bagna poi la pietra leccese o comunque i palazzi leccesi qui a ridosso del centro storico del capoluogo salentino e vicino a Finibus Terre, di cui tu hai scritto molto. Finibus Terre, al di là del luogo, è un'idea. Finibus Terre non esiste soltanto nel Salento, esiste in ogni parte del mondo che ha due dimensioni, quella della conclusione e quella del cominciamento. Ne hai incontrati tanti, hai avuto modo di essere in qualche maniera una sorta di anello involontario di congiunzione tra i vari tempi, no? Tra questi c'è anche Caterina, Larina Durante. Sono quelle persone che non solo ci mancano moltissimo a livello personale, no? Ma che mancano al Salento, cioè mancano quelle voci diverse, quelle voci oneste che un po' come in Italia manca Pasolini. Nel Salento manca Larina Durante, nel Salento manca Antonio Verri. Siamo in quella zona di Lecce che è detta le giravolte. Per sé è una storia, e tante storie, è un labirinto. Allora, noi probabilmente siamo un po' impastati di letteratura, no? Questo è un male, probabilmente, forse può essere anche un bene, per cui la parola labirinto io la associo moltissimo a una, non tanto a mie letture, quanto a dei miei miti o a un mio mito che è Borges. Per me però il labirinto diventa una biblioteca, ne accennavi tu prima, no? Le clausure della lettura. In realtà le clausure della lettura sono anche degli straordinari viaggi intorno alla propria stanza e che forse sono quelle esperienze di conoscenza più significative rispetto ai viaggi. Io penso spesso al viaggio in aereo. In realtà credo che sia sbagliato dire un viaggio in aereo. In aereo ci si sposta, non si viaggia. Si viaggia col treno. Cioè, perché in aereo si attraversa un territorio col treno, sì. Altrimenti lo si sorvola. Esatto, no, in aereo non vedi, in treno però forse sì. Si viaggiava a cavallo, si viaggia a piedi. Nel frattempo siamo davanti alla chiesa di Santa Maria di Costantinopoli o di Sant'Angelo, che è bellissima, è più nascosta rispetto alle altre della città chiesa, perché questa alla fine è una città chiesa. A Lecce le cose più belle sono nascoste. E come nella scrittura. Come nella scrittura, ma forse io credo come nella vita in genere. Anche perché poi la scrittura, se ci crediamo, non è altro che la vita, è un modo di essere. Di una certa disciplina che viene, non lo so, che viene anche dalla necessità
La scuola, come giusto che sia, ti prende moltissimo, ti prende per molte ore al giorno, ma soprattutto ti prende a livello di pensieri, no? Ecco, per me, allora, ti dicevo, la televisione non esiste, per cui dopo il telegiornale, che eliminerò quanto prima anche quello, io comincio intorno alle 9 di sera fino a mezzanotte, ce la faccio. Beh, qualche anno fa ce la facevo anche fino alle 2, adesso mi si affaticano gli occhi davanti al computer, mezzanotte, l'una, io ce la faccio, ecco, due cartelle al giorno, che è moltiplicato per 365 giorni l'anno, non so quanto viene, ma ti danno la possibilità di scrivere un libro a cui ci tieni, di scrivere per i giornali, ecco, queste cose qua. Quando leggi? Allora, io leggo... Vico Pompeo dei Renzi, siamo arrivati nel frattempo, che in qualche modo coincide anche con Corte del Verrio. Ecco dove siamo. Quando andrò in pensione, qui il sogno è di potermi dare 3-4 ore al giorno per leggere e basta. Come Guccini, che... Ha volutamente annunciato, insomma, di volersi ritirare proprio per poter fare la vita da pensionato lettore, va, che è il sogno di tutti. E Guccini, per me, Guccini, Vecchioni e De André sono quelle figure di riferimento incredibili, cioè, hanno accompagnato non solo me, cioè, intere generazioni, per tutto il tempo che è stato bello, anche per quello che è stato brutto, per cui personalmente Guccini per me può fare quello che vuole, tanto io ho sempre le canzoni vecchie che mi risento in macchina la mattina andando a scuola, mi faccio 25 più 25 minuti al giorno minimo, molti giorni anche il doppio, in macchina, e quindi passo Ascolti. Da De André, Guccini e Vecchioni. Come ti perdi dentro Lecce ancora dopo anni? Dentro Lecce ancora. Adesso cosa stai scrivendo? Da poco appunto hai pubblicato l'ultimo romanzo e siccome sappiamo che scrivi ogni giorno, starai lavorando già a qualcosa. Sto, non so come dire, riscrivendo, rifacendo, rielaborando Fiabe e leggende di Puglia.